come cambia la nuova edizione del Festival di Sanremo, Carlo Conti ha rinnovato il regolamento modificato negli anni passati da Amadeus. La 75esima edizione del Festival di Sanremo andrà in onda a febbraio 2025 con la conduzione di Carlo Conti. La Rai ha deciso di affidare il timone della kermesse dopo l'addio di Amadeus al conduttore di Tale e Quale Show che già in passato ha portato avanti la competizione. In merito alla sua presenza e al confronto con le precedenti stagioni, ospite del format A Casa di Maria Latella, ha spiegato di non dover dimostrare niente. Non ho paura del confronto, altrimenti non avrei accettato. Ormai sono in una fase in cui non guardo neanche più alle 10 del mattino i dati Auditel, posso leggerli alle 10:15, alle 10:30, non mi cambia la vita. Credo di non dover dimostrare niente, ha commentato. La nuova edizione del festival andrà in onda dall'11 febbraio al 15 febbraio 2025 e dato che non manca molto all'esordio, è stato svelato il meccanismo. Sanremo 2025, il nuovo regolamento di Carlo Conti, cosa succederà alla competizione? A febbraio 2025 andrà in onda la nuova edizione del Festival di Sanremo, ma prima ancora, nelle prossime settimane del 2024 ci sarà la selezione per gli artisti di Sanremo giovani. Nelle ultime ore è stato svelato che sono ben 47 i giovani cantanti che si sfideranno per conquistare un posto nella sezione Nuove proposte della kermesse. I nomi sono stati scelti da una giuria di esperti guidata dallo stesso Carlo Conti. A condurre le quattro serate di audizioni live in cui gli artisti si affronteranno, a partire dal 12 novembre, è Alessandro Cattalan. Il conduttore nella diretta finale che si svolgerà il 18 dicembre 2024 sarà poi affiancato da Conti. Secondo il regolamento deciso da quest'ultimo, soltanto 24 artisti accederanno alla fase successiva e saranno poi divisi in gruppi da 6, per poi sfidarsi per un posto in semifinale. Il 10 dicembre i 12 artisti selezionati si contenderanno gli ultimi 6 pass, prima della serata conclusiva. Ma a quanto pare le sorprese non sono finite, infatti nelle nuove proposte sarà assegnato un quarto posto al vincitore di Area Sanremo 2024, il concorso aperto anche agli artisti indipendenti. In queste ore è stata riportata la lista dei 47 giovani cantanti e tra gli artisti spiccano tantissimi ex allievi di Amici, c'è Aaron, Alex Swiss, Martina Beltrami, Mew, Noyz, Nicole, Rea, Tancredi, Wax e Lee Jolie, che hanno fatto parte del talent in edizioni diverse. Alcuni cantanti vengono anche da X Factor, come Martina Attili, Angelica Bove, Settembre e Selmi.